Contrari. 3.12 Simone Valente. Favorevoli. 3.14 San Marco. Ci rimettiamo all'Aula. E poi facciamo anche l'aggiuntivo. 3.03 Caparini. Contrari. Mi pare, un attimo, non mi pare che ce ne siano altri. Perfetto, grazie. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Allora passiamo all'esame degli emendamenti. 3.1 Pannarale, identico. 3. Oh, mi scusate, questo Brunetta me lo voglio scordare proprio. 3.220 Brunetta. Parere contrario, Commissione e Governo, si rimette all'Aula il relatore di minoranza. Aperta la votazione. Ci siamo? Bianchi, Stella Bianchi, Di Salvo, Marchi, Coppola, Matarrelli, Dinca. Dinca non riesce, proviamo a sbloccare. Malpezzi anche non riesce. Se c'è qualcosa dentro toglietelo per l'immediato, poi vediamo. Perfetto, hanno votato tutti e chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli identici 3.1 Pannarale, 3.2 Nesce, ha chiesto di parlare la deputata Pannarale. Grazie Presidente. Ma siamo arrivati ad un articolo molto discutibile. Nonostante i relatori di maggioranza abbiano in effetti proposto un emendamento che si sforza, diciamo, di modificare qualcosa, ma in realtà devo dire che noi consideriamo assolutamente inemendabile, in modo particolare, diciamo, l'oggetto di questo emendamento. Comma 1, capoverso 49 ter. E leggo spiegando anche perché. Acquisto, sviluppo, produzione, commercializzazione, mi fermo qua perché siete intervenuti con l'emendamento, ma non solo, lavori, servizi e forniture, questi sono tutti gli oggetti dei contratti di RAI e di tutte le società.